Bibbia, alleluia, per un messaggio che ha per titolo amministrazione. Non parleremo di soldi, naturalmente, ma parleremo di amministrare le cose che Dio ci dà, alleluia, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale. E questo messaggio fa naturalmente pandan e conseguenza di tutto quello che abbiamo udito finora ed è una sorta di approfondimento, una sorta di istruzione supplementare che ci può dare una importante indicazione su come gestire le cose, su come quindi alleviare molte volte le ansietà e le preoccupazioni che ci prendono proprio per il concetto materiale che certe volte ci condiziona a tal punto che noi siamo costretti a distogliere il nostro sguardo dall'alto e a guardare verso il basso, come abbiamo detto in questi giorni. Chi ha la parola di Dio, l'apra insieme a me, per amore del Signore, l'apra insieme a me in un libro particolare, un libro importante, un libro che naturalmente ci affascina perché è scritto da un profeta nel Vecchio Testamento che ha anche, come dire, avuto rivelazioni per quelli che sono i tempi della fine, quindi ora più che mai è un profeta attuale, se così possiamo dire, ed è il profeta Daniele per la gloria e per la grazia del Signore. Leggerò io soltanto due versi. Il primo verso, che sarà il testo base della nostra riflessione, è contenuto in Daniele, capitolo 2, versetto 49. Chi ha la parola di Dio la apra, alleluia, e nel frattempo continuo a dare il benvenuto a quanti si vanno aggiungendo per la gloria e per la grazia del Signore. Vedo che ogni giorno ci sono nuovi inserimenti. Per grazia di Dio e ringraziamo il Signore per questo, perché Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Anche se non capisco perché i fratelli continuano a chiamare mentre sanno che c'è la diretta, oggi il telefono è stato un continuo chiamare, un continuo squillare, ma non capisco bene. Spero che possano invece loro comprendere di sapere rispettare gli orari e i sentimenti e le attività di tutti. Bene, chi ha la parola di Dio la apra in Daniele capitolo 2, versetto 49, per la gloria e per la grazia del Signore. Che il Signore Gesù sia lodato e benedetto in eterno. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abidenego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Questa è la parola di Dio, questo è quello che noi vogliamo leggere nel nome del Signore, questo è quello che noi vogliamo portare davanti a Dio per la presenza dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Conoscete tutti la storia di Daniele e conoscete come Daniele fu un uomo giusto che serviva il Signore, un uomo che dovette subire suo malgrado la deportazione, fu prigioniero in quell'impero babilonese di cui abbiamo parlato in altre circostanze. E lui non fu solo in questa sua prigionia, in questa sua schiavitù. Insieme a lui ci furono altre persone, fra cui stasera abbiamo citato il nome di Sadrach, di Mesach e di Abednego. Ripeto, molti di voi conoscete la storia di questi uomini e questa sera non mi soffermerò su questo perché su questo è stato predicato e parlato ampiamente in tantissime circostanze, in tantissime modalità diverse. Più che altro voglio concentrarmi su quell'aspetto che lo Spirito Santo mi ha, come dire, spinto, mi ha messo dinanzi proprio in questa giornata, e cioè la giusta e corretta attitudine di amministrare ciò che il Signore ci ha affidato. Con questo non voglio fare una lezione di amministrazione a nessuno, ma vogliamo lasciare che il Signore ci indichi quali sono i giusti metodi e le giuste direttive per poter, anche in tempi di calamità, anche in tempi di prigionia, anche in tempi in cui tu non sei forse padrone più di nulla, poter riuscire a risolvere i guai, fra virgolette, o gli abbattimenti o le afflizioni che, diciamo, vengono, arrivano e si concentrano sopra di noi e sembrano abbatterci. Abbiamo proprio cantato quel canto che dice: è una battaglia, gloria al Signore. E questa battaglia noi la vinceremo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Grazie al Signore. Daniele
sapeva che c'erano delle regole. Daniele sapeva che esistevano dei pilastri, delle mura, che lui non era, come dire, nelle possibilità di scavalcare, anche a costo della propria vita. Daniele sapeva esattamente come a Scimei fu dato il confine del torrente Chidron. Daniele sapeva che c'erano delle cose che lui non poteva permettersi il lusso di fare, e una di queste era piegare le proprie ginocchia ad un idolo straniero, piegare le proprie ginocchia ad un idolo che non era assolutamente nel cuore di Dio. E questo Daniele lo ribadì con forza e con coraggio, senza avere peli sulla lingua e senza avere assolutamente nessun tipo di rimorso o paura per la propria vita. Ora, nel nome del Signore, noi molto spesso ci troviamo dinanzi a situazioni in cui, per un lavoro che ci viene offerto, per un compromesso che ci viene messo davanti, molto spesso noi cominciamo a pensare se è opportuno barattare ciò che il Signore ci ha dato e quelli che sono i principi che il Signore ci ha insegnati, se noi li possiamo compromettere in qualche modo o mettere un attimo a tacere pur di soddisfare quel bisogno materiale. Certo, Daniele era lì e sapeva che non seguire le regole che erano state date dal capo eunuco su come loro si sarebbero dovuti comportare avrebbe significato perdere la vita. Ma Daniele sapeva pure che non poteva contravvenire agli ordini di suo padre, del Signore. E quando Daniele fu messo nelle condizioni di reagire, Daniele, con tutto il suo cuore, preferì il Signore. Ecco, questa è la prima grande e forse, se vogliamo, unica regola che noi dobbiamo tenere sempre a mente. Dio va sempre messo al primo posto in ogni modo e in ogni maniera. Quando noi siamo disposti a barattare il principio di Dio, la grandezza di Dio, siamo disposti a barattarlo con un compromesso o con un vantaggio che sia economico, lavorativo, o sia di famiglia, o sia, come diciamo noi, per mettere la pace in famiglia. A tutti i livelli sto parlando. Evidentemente noi non siamo ancora talmente maturi da poter capire che il nostro Dio è in condizione di liberarci in ogni caso, in ogni modo, in ogni maniera, da qualsiasi nemico si possa mai pensare di avere a che fare. Amen. Daniele non solo ebbe un volto che risplendeva anche mangiando dei semplici legumi piuttosto che le vivande prelibate che il re voleva loro offrire, ma Daniele fu messo in condizioni da Dio, se leggete bene il capitolo 1 e anche il capitolo 2, fu messo bene in condizioni da parte del Signore di sbeffeggiare tutti i saggi e i sapienti che erano al soldo del re, che erano alle dipendenze del re, e cominciò a dare gloria al Signore anche attraverso il suo comportamento, per grazia e per gloria di Dio. Amen. Non so se il fratello Tony Anselmo mi sta sentendo in questo momento, se può chiamare la sorella Salerno, grazie a Venere, e digli se per favore evita di continuare a squillare. Grazie, gloria al Signore, alleluia. Dicevo, fratelli, nel nome del Signore, Daniele ebbe un atteggiamento e un comportamento tale da dover dare gloria al Signore davanti al re, davanti a tutti coloro che sapevano che Daniele era un figlio di Dio. Abbiamo detto nei culti precedenti che il Signore ci ha reso testimoni. Testimoni significa che noi stiamo portando la luce a questo mondo, non perché siamo luce, ma perché stiamo portando questa luce di riflesso alle cose di questo mondo, gloria al Signore. Il mondo deve conoscere che noi siamo figli e figlie di Dio. Come?
Come il Dio può conoscere che noi siamo figli e figlie di Dio? Soltanto se noi facciamo la volontà di Dio. E allora per fare la volontà di Dio, fratelli, la gente non deve vedere che noi siamo in una condizione di accondiscendere alle cose di questo mondo, ma deve innanzitutto comprendere e capire che noi siamo nella ferma volontà di dire io rispetto tutto, io rispetto tutti, ma quando si tratta di avere a che fare con il mio Dio, prima di ogni cosa, viene il mio Dio e io rispetto il mio Dio. Ecco, quando il Signore vedrà che noi assumiamo un atteggiamento di questa portata, vi garantisco che nessuna cosa potrà mai prosperare contro di voi, perché non solo Dio eviterà la sciagura, ma Dio ti darà una ricompensa 10 volte quella che tu stai perdendo. Daniele fu messo nelle condizioni da parte del Signore non solo di sopravvivere, non solo di poter portare ancora amici salvati senza che morissero sotto la scure del re, ma addirittura fu nominato capo di tutti i sapienti, di tutti i saggi di quel regno. Perché? Perché Dio gli diede sapienza, vide il sogno del re, poté interpretare il sogno del re, poté dare alla gloria di Dio una perfetta e chiara indicazione che c'è un Dio che è sopra di qualsiasi altro Dio. Stamattina abbiamo pubblicato delle testimonianze, abbiamo visto come il Signore dentro la comunità parla, abbiamo visto come quello che Dio dice poi si avvera, e questo non è gloria che va all'uomo, ma è gloria che va soltanto al Signore. E se Dio parla nella comunità, Dio parla nella comunità perché ancora nella comunità si sta cercando di fare quello che è la volontà del Signore. E questo è quello che abbiamo sempre cercato di trasmettere a tutti, con i nostri errori, con i nostri limiti e con le nostre insufficienze, ma cerchiamo, fratelli, in tutti i modi possibili e immaginabili di fare soltanto la volontà del Signore e di non andare appresso alle nostre volontà o ai nostri desideri, ma di portare il Signore davanti ad ogni cosa. Daniele fece così e nel momento in cui Daniele fece così, il Signore lo ricompensò. Cercate prima il regno di Dio, cercate prima la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Questo lo dice la parola del Signore, non è vero? E Daniele cosa fece? Daniele cercò prima di tutto il regno di Dio, la sua giustizia, e allora il Signore fu pronto a benedire lui. Fu pronto a fargli ricevere un onore che nessun uomo in quel regno aveva mai ricevuto. Se leggete bene il capitolo 2 di Daniele, vi renderete conto che il re si prostrò davanti a Daniele riconoscendo che il Dio di Daniele era Dio sopra ogni cosa, sopra ogni re, sopra ogni circostanza. Vedete? Molti re, molte persone potenti pensano di tenerti sotto scacco, sotto mano, e pensano di tenerti sotto scacco perché hanno il potere nelle mani e pensano che tu debba abdicare in funzione del loro potere. Ma stasera lo Spirito di Dio ti sta parlando e ti sta dicendo non temere, perché ogni impresa che tu stai cercando di fare ti riuscirà, ma non perché devi usare un trucchetto, devi usare qualcosa di sbagliato, ma ogni impresa che tu hai messo nelle mani del tuo padre, il Signore, ti riuscirà perché è volontà di Dio che tu come suo figlio prosperi e abbia la gloria di Dio nella tua vita, gloria al Signore. E questa è parola profetica, alleluia. Ognuno la deve sentire per sé e ognuno deve avere quella fede stasera di dire sì, Signore, tu stai parlando per me. Sembra che il mondo mi abbia soffocato e mi abbia messo contro un angolo, ma io so che colui che spera nel Signore ha le forze che si rinnovano, gloria a Dio. Ha un'età che rinvigorisce, gloria a Dio. Ha una salute che continua ad emergere e ad andare avanti, gloria al Signore, e niente ti potrà mai fermare nel nome di Gesù, alleluia. Daniele non solo ebbe per lui di poter resistere e di avere riconoscimenti, ma Daniele poté perfino andare dal re. Guardate un po',
quello che avrebbe dovuto fare, accondiscendendo agli ordini del re, Daniele lo poté fare, accondiscendendo agli ordini di suo padre, il re dei re e il signore dei signori, il Dio, gloria al Signore. E Daniele poté raccomandare Sadrach, Mesach e Abidenego. Daniele poté dire al re, guarda, ci sono questi tre uomini. Come tu hai avuto, re, fiducia in me e hai visto che il Signore mi ha parlato e hai visto che il Dio si è manifestato e ti ha detto quello che tu devi fare e quello che ti ha fatto vedere, ti ha fatto comprendere che Lui è il padrone di tutto, ascoltami, ci sono tre uomini insieme a me e questi uomini sono uomini che naturalmente non hanno velleità particolari, non hanno desiderio di rubare, non hanno desiderio di fare niente di sbagliato, perché non li proponi ad essere amministratori della provincia di Babilonia? Noi naturalmente non siamo come il profeta Daniele e i nostri limiti sono molto più marcati del profeta Daniele. Ma stasera vogliamo paragonarci a un Sadraco, un Mesacca e un Abidenego. Vogliamo paragonarci a questi tre uomini che sono stati, per la loro fedeltà al Signore, sono stati spinti, sono stati messi verso una posizione di amministrare la provincia di Babilonia. Babilonia significa confusione. E questi uomini, tu e io e tutti coloro, uomini e donne che sono nel Signore, noi siamo spinti questa sera ad amministrare la provincia di Babilonia. Sappiamo che questa provincia è una provincia di confusione. Sappiamo che c'è confusione e disordine, soprattutto in questo periodo in cui tutti sono in ansia, in preoccupazione per questo virus, eccetera, eccetera. Sappiamo che le nostre riserve monetarie stanno affievolendosi sempre di più. Sappiamo che ci sono problemi che forse noi non possiamo neanche prevedere completamente, ma il re ti ha messo in una posizione di amministrare queste regioni. Guarda un po' che grandezza e che importanza tu hai. Ma come vi dico sempre, fratelli, chi sta davanti e sta servendo ha una doppia responsabilità rispetto a chi è seduto e deve ascoltare. E se Dio ti ha messo ad amministrare i beni della provincia di Babilonia, tu devi sapere come amministrarli. Devi sapere come fare le cose per bene, in giustizia. E Sadrach, Mesacche e Abidenego, noi non sappiamo esattamente cosa fecero. Ma notiamo che nel capitolo 3 si apre un particolare. Si apre un particolare che per noi deve farci molto riflettere. E prima di arrivare a questo particolare, volevo ancora riflettere su un aspetto. Sadrach, Mesach e Abidenego non si chiamavano così. Avevano il loro nome. Ma proprio l'eunuco, il capo eunuco, colui che li gestiva, cambiò i loro nomi in altri nomi che noi oggi tutti conosciamo, Sadrach, Mesach e Abidenego. In particolare però Sadrach si chiamava Anania. E se noi andiamo a guardare il significato di Sadrach, Mesach e Abidenego, restiamo un po' delusi perché diciamo: ma che significati così strani, uomini di Dio, che hanno un nome che significa questo, ma no, il loro nome non significa quello che io adesso vi dirò. Ma dovete comprendere che ogni volta che noi entriamo nel mondo e dobbiamo amministrare la giustizia di Dio e dobbiamo avere a che fare con le cose di questo mondo, fratelli, il diavolo cercherà di metterci addosso un nome che non è il nostro. Cercherà di offenderti, cercherà di calunniarti, cercherà di metterti in una condizione tale che gli altri non ti potranno né sopportare né vedere. Sai perché? Perché tu hai nella tua fronte non il marchio della bestia, ma il marchio di Cristo.
hai la lucentezza di Cristo. E siccome per gli uomini questo è un segno di contraddizione, ti faranno guerra. Ecco perché Gesù disse: ascoltatemi bene, io non sono venuto qui per mettere pace. Non sono venuto qui perché tutto ora si risolva, ma anzi sono venuto qui per mettere guerra. E coloro che fanno le cose che io gli dico di fare saranno perseguitati a motivo del mio nome. Anania significa Dio è a favore. È il nome che tu hai nel tuo DNA è che Dio è a tuo favore. Di amen insieme a me questa sera. Eppure il diavolo vuole cambiare il fatto che Dio è a favore tuo e ti vuole far inorgoglire, ti vuole fare sentire importante. E allora ti cambia il nome. Da Anania tu ti chiami Sadrach, che significa regale, di regale maestà. E tu magari, solo perché magari il Signore ti ha usato nell'amministrare bene le cose o nel servire bene nelle cose di Dio, tu cominci a credere: ah, il Signore a me mi parla, il Signore a me mi dice, io vedi che sono fatto bravo, io voglio fare, io voglio dire, e senza renderti conto, cominci a gestire male le cose di Dio, amministrare male le cose che il Signore ti ha dato. Dio è a tuo favore, ma ricorda, fratello, sorella, che c'è solo uno che è re. E c'è solo uno che è Signore, e questo Re è Signore, ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù Cristo il Signore. Allora noi, fratelli, ricordando le lezioni delle volte precedenti, dobbiamo restare umili e mansueti, sapendo che il vero Re è colui che ci dirà le cose che noi dobbiamo fare. Ma non basta. Dopo Anania c'è Mishael, il vero nome di Mesach, e Mishael significa chi è come Dio è. Perché se fai tutte le cose che abbiamo detto finora di fare, tu sei come un figlio che ha l'immagine di Dio, sei una persona che porta l'immagine di Dio in te. E quando la gente ti guarda, non guarda te, ma guarda che c'è in te una luce diversa. Gloria al Signore. Stasera il Signore ci vuole dare un approfondimento su chi già è, come dire, avanti e sta camminando davvero con il Signore. Il Dio deve mostrare la sua luce attraverso di te. E Misael significa proprio questo. Ma attenzione, attenzione. Anche lì il diavolo cercherà di intrufolarsi e cercherà di cambiare le cose. Allora Michel comincia a chiamarsi Mesach, e Mesach significa ospite dei re. E uno che è un ospite di un re comincia a pensare: ma io qua sto bene, alla presenza del re ho i migliori cibi, alla presenza del re io ho le migliori cose che possa mai avere. Alla presenza del re io posso ordinare e qualcuno obbedisce. Ma chi me lo fa fare a essere come il Dio? Perché quando io sono come il Dio, anziché essere venerato, anziché essere rispettato, anziché essere messo sulle copertine dei più bei giornali ed essere proclamato, osannato come una voce importante, come un influencer, si dice così, mi sembra, come uno che quando fa un video fa tremare i smartphone perché tutti lo seguono, perché quali cose belle ci dice, quali cose dolci le nostre orecchie sentono quando quell'uomo, quella donna è lì davanti a un microfono e parla, ecco. E il diavolo vorrà farti tramutare. Tu che hai l'immagine di Dio, vorrebbe farti prendere l'immagine di uno che dice di essere re, dice di essere Dio, perché Nabucodonosor disse di essere Dio. Il re babilonese si proclamò come Dio, ma Dio ce n'è uno solo. Ecco, quello che è Dio è il Signore Gesù Cristo. E siamo sempre là. Ma non basta, fratelli. C'è ancora il terzo, c'è ancora Azaria,
che poi il suo nome venne chiamato in Abidenego, gloria al Signore. Azaria significa Dio è in tuo aiuto. Sappi questo da parte del Signore, tu sorella che ti trovi da solo, tu fratello che ti trovi da solo, tu ragazzo o ragazza, quello che sia, che sei in un momento di difficoltà, sappi che stasera lo Spirito Santo ti sta dicendo che Dio a tuo favore, che Dio ha messo su di te la sua immagine perché tu porti una giusta testimonianza di Lui alla gente che perisce per la mancanza della conoscenza di Dio. E sappi anche che Dio è in tuo aiuto. Forti di questi ammaestramenti, fratelli, forti di queste prerogative che vengono dal Signore, stiamo attenti, perché quando entreremo nell'arena, quando entreremo nella provincia di Babilonia, troveremo confusione. E il nostro nome, nella nostra lingua, in una lingua che noi capiamo, in una lingua che noi, per noi è normale, il nostro nome verrà cambiato. E improvvisamente diventeremo noi importanti come dei re, diventeremo ospiti di persone importanti. E in ultimo, Abidenego significa servo di Nebo, e Nebo è un dio straniero, un dio pagano, che significa altezza, servo dell'altezza, che in altre circostanze potremmo definire gli alti luoghi nei quali gli ebrei, cadendo, continuano ad adorare dei stranieri, lasciando la vera adorazione dell'Iddio unico, vivente e vero. No, fratelli, perché è lì che il diavolo ci vuole portare, ci vuole far abituare con la gloria umana, ci vuole far inorgoglire, ci vuole far sentire qualcuno di importante per poi schiavizzarci e farci trovare miseramente ad essere schiavi e sudditi servitori di un Dio straniero. Passano 18 anni. E dal capitolo 2 di Daniele passiamo al capitolo 3. Sono passati 18 anni e in 18 anni sono tante le cose che si dimentica. Certo, un'esperienza forte come quella che il re fece quando Daniele interpretò il suo sogno, non credo proprio e non penso proprio che il re possa aversela dimenticata. Eppure passano 18 anni e siccome quel re non era il re dei re, ma era solo un fantoccio, una persona di passaggio, si fece costruire una statua alta, una statua grande. Per 18 anni aveva ospitato Sadrach, Mesach e Abidenego. Per 18 anni gli aveva messo al collo delle collane d'oro, dei monili d'oro, un sigillo regale e dopo 18 anni era come se il diavolo si sfregasse le mani e dicesse: beh, finalmente io a questi tre uomini me li sono cucinati a dovere. Li ho fatti sentire importanti, li ho fatti mangiare bene, li ho fatti stare comodi. Adesso manca l'ultimo appello, manca l'ultimo gradino, manca l'ultima chicca e poi il gioco sarà fatto. Per proclama del re, chiunque non si sarà inginocchiato davanti alla statua del re, allora sarà messo dentro una fornace ardente e sarà giustiziato. E questa era la volontà che il re Nabucodonosor aveva inventato, studiato. Ma aveva dimenticato quello che era successo prima? Aveva dimenticato Daniele e l'importanza di Daniele? Aveva dimenticato tutte le volte che il suo regno era stato salvato da questi uomini? Perché, ripeto, nella Bibbia non c'è scritto di come questi uomini amministrarono quello che gli era stato affidato. Ma una cosa la leggiamo ed è proprio al capitolo 3, al versetto 12, l'invidia e la gelosia, che sono una brutta bestia. E nascono quando? Quando gli altri amministratori che vogliono fare i loro fatti e vogliono accantonare per sé regalie, soldi, potere, forza, orgoglio, eccetera, eccetera, grandezza, vanagloria, vedendo quei tre uomini che in 18 anni
Non avevano mai rubato nulla, non avevano mai lavorato contro al re. Quando si erano avvicinati a loro per dire, sai, facciamo così. Facciamo finta che le entrate sono diminuite e noi cercheremo di... Quegli uomini avevano risposto sempre no, noi diamo a Cesare quel che è di Cesare e diamo a Dio quello che è di Dio. Siamo chiamati ad amministrare la giustizia, siamo chiamati ad amministrare questa provincia e noi lo faremo e daremo al re quello che è giusto dare al re, mentre continueremo a dare a Dio quello che è giusto dare a Dio. Vogliamo lodare il nome del Signore? Ecco, il diavolo aveva tessuta la sua tela, voleva far cadere in trappola quegli uomini, ma finora non c'era riuscito. Come non deve riuscirci con te? Non cedere il tuo passo alle lusinghe di questo mondo. Non abbassare mai lo sguardo, ma continua ad obbedire alla parola e continua ad essere vigilante e solido in battaglia, sapendo che il Signore provvederà perché Dio è a tuo favore. Dio è colui che ti ha dato la luce e Dio è a tuo favore. Gloria a Dio, in tuo aiuto verrà. Gloria a Dio. Ed ecco, fratelli, ecco che la trappola viene, scatta improvvisamente. Però c'è un particolare sul quale noi dobbiamo riflettere. Non solo scatta la trappola per quegli uomini che non erano Daniele, come vi ho detto, ma in questo frangente, se ci fate caso, Daniele non c'è. Se c'è il pastore accanto. È facile dire gloria a Gesù, il problema è quando il pastore non è accanto a te e nessuno ti vede. Se tu continui a dare gloria a Gesù, o piuttosto cominci a dare gloria a qualche altro. Perché se tu dai gloria a Gesù soltanto perché hai qualcuno che ti osserva, o qualcuno che ti riprende, o qualcuno di cui temi in qualche modo la figura, per una questione di rispetto, per una questione di ruolo, o per quello che tu vuoi dirmi, e allora siamo in un grosso guaio. Sadrach, Mesach e Abidenego erano lontani da Daniele, al quale erano per, come dire, forza di cose sottoposti, ma non certo barattarono la loro integrità morale solo perché Daniele non era presente. Questo è un punto importante, perché tutti siamo capaci di amministrare le cose quando siamo sotto i riflettori. È quando tutti ci guardano. Siamo tutti capaci di entrare in chiesa, di alzare le mani, di dire gloria a Gesù. Quanto è bello questo canto della corale, applaudiamo, gloria a Dio. Siamo tutti pronti a farci vedere che faticosamente tiriamo fuori il portafoglio dal nostro saccoccio, lo facciamo vedere a te, ecco qua. E ci curiamo che magari tutti, sto esagerando naturalmente, attenzione, ma in molti casi è così. Ci facciamo vedere e l'offerta magari la mettiamo perché ci vedono. Se così è, non abbiamo capito niente del Signore, perché Dio ti ha messo dove tu sei gratuitamente. E quello che hai, lo hai per grazia del Signore, non per i tuoi meriti. Sadrach, Mesach e Abidenego non avevano meriti se non essere obbedienti e fedeli al Signore. Ecco perché Dio era a loro favore, ecco perché Dio era il loro aiuto ed ecco perché Dio emanava luce da loro. Gloria al Signore. Ma se noi vogliamo in occulto barattare i nostri valori, amministrarli male perché non ci vedono, e allora stiamo facendo un grosso errore. Non veniamoci a lamentare domani, quando le cose ci andranno male e quando le cose cominciano a sommergerci e ad affogarci e a distruggerci, perché è la logica conseguenza di un'amministrazione fatta male, di avere sbagliato a barattare la legge di Dio e la gloria di Dio con la gloria degli uomini e con la legge degli uomini. Sadrach, Mesach e Abidenego non videro Daniele, ma videro la fornace ardente. Non sentirono i cantici che cantavano
verso la sinagoga, ma vedevano che il re aveva una serie di personaggi che suonavano arpe, trombe, tamburi e incitavano tutti ad inginocchiarsi. Tutti si stavano inginocchiando. Loro erano gli unici che andavano contro tendenza e sapevano che quel loro atteggiamento gli avrebbe costato la vita. Lo sapevano. E non solo. Tutti quelli che erano intorno a loro, per 18 anni, erano rimasti in silenzio, perché nessuno sarebbe potuto andare dal re a dire: ma Sadrach, Mesacche e Abidenego ti danno più soldi di noi, che schifo, puniscili, sono più onesti di noi, puniscili. Non avevano motivo né possibilità. Dove venne la loro motivazione, la loro possibilità? Venne perché sfruttarono la cupidigia, l'orgoglio, l'essere abominevole che era in quel re. Quando quel re voleva che la gloria venisse data a lui, allora sfruttarono questo meccanismo. La trappola era tesa, ormai loro stavano per cadere perché sapevano che quegli uomini non si sarebbero mai inginocchiati. E cominciarono a parlare con il re: sai, ci sono dei giudei. Sai, ci sono degli uomini che fanno tre cose brutte. E il re: cosa? Chi sono questi uomini? Capite? Capita pure a me molto spesso nell'economia della confusione, che so, quando finisce un culto e tutti magari vengono a spingerti, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, e diventa uno. Può capitare che uno si confonda a dire che sta succedendo. E magari il re, posto dinanzi a quell'atmosfera di suoni, di tamburi, eccetera, eccetera, magari ebbe un attimo di smarrimento e capisco che non riflette bene su quello che stava dicendo e quello che stava facendo. Ci sono dei giudei, non dissero c'è Sadrach, Mesach e Abidenego. Badate bene, furono furbi nello scattare la loro trappola. Ci sono dei giudei, e di giudei ce ne sono tanti. Chi sono questi giudei? L'ira del re comincia a montare perché? Perché lui sapeva che. E tu hai affidato l'amministrazione, era successo 18 anni fa, e il re non riuscì a focalizzare immediatamente. Come faccio a esserne sicuro? Perché se leggete i versi successivi, il re disse: servitori dell'Iddio Altissimo. Li riconosce nella loro qualità. Quando li vede e capisce chi sono, li riconosce nella loro qualità e ha pure timore perché non avrebbe voluto fare quello che ha fatto. Come poi al capitolo 6, quando succederà che Daniele viene messo nella fossa dei leoni, lui è il primo a piangere per dire: non sia mai che tu muoia, Daniele. Perché il cuore del re è nelle mani di Dio. Ecco perché ti invito stasera a non cedere alla tentazione, a non cedere alle lusinghe false di questo mondo, ma ad amministrare bene la giustizia di Dio. Questi uomini non fanno quello che tu dici. Questi uomini non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dèi, non si inchinano alla statua che tu hai fatto erigere. Ecco. La frittata è fatta, il piatto è pronto. Non ubbidiscono alla voce del re, calunniano il re, gli mancano di rispetto. Continuavano a pungere su quella cosa che si chiama orgoglio e che è costata la salvezza a Lucifero e a compagni. Non si vogliono abbassare davanti alla statua che tu, o re, hai fatto erigere. E il re scandalizzato: Sadrach, Mesacca, Abidenego, voi è vero questa cosa? E nella mente del re non ci si trovava nessuna giustificazione, nessun appiglio, perché il re diceva: ma come? Io gli ho detto che sono reali, gli ho detto che sono ospiti del re. Ora non vogliono servire questa altezza, ma che ci vuole? Ma basta che si inginocchiano anche un secondo e si alzano, ma il loro Dio si offenderà per questo. Ma non è un Dio di amore, non è un Dio che perdona.
Ma dai, se fai questa piccola bugia o se uccidi questa persona, ma tu pensi che Dio ti condanni? Certo, non ti metterà proprio, va bene, al centro del paradiso, ma in fondo in fondo. Dio tanto è amore, Dio è amore, ma Dio è anche giudizio e giustizia. E proprio perché giudizio e giustizia, il Signore continua a dirti: amministra bene le cose che io ti ho affidate. Perché un giorno il Signore ce ne chiederà conto e ragione di qualsiasi cosa. Ci chiederà conto e ragione di aver amministrato la nostra famiglia o di averla distrutta. Ci chiederà conto e ragione di aver amministrato male i nostri soldi, spendendoli nel gaming o spendendoli in vizi, eccetera, eccetera, piuttosto che servirli per la sua causa o per la causa della nostra famiglia. Ci parlerà di come abbiamo amministrato male il nostro lavoro, che col nostro comportamento molto spesso lo abbiamo perso o abbiamo rischiato di perderlo. Ci parlerà male di come abbiamo amministrato male il tesoro, il talento che lui ci ha dato e anziché servirlo o predicare o pulire o fare o dire secondo il compito che abbiamo nella casa del Signore, abbiamo preferito fare altro e andare appresso ai nostri pensieri. Ci chiederà conto e ragione di come noi abbiamo amministrato la nostra lingua in vane conversazioni piuttosto che nelle sante conversazioni di predicazione e di portare la parola di Dio. E la lista potrebbe allungarsi enormemente, fratelli, ma non è necessario, perché tu sai quali sono i tuoi limiti, i tuoi difetti e i tuoi pregi. Tu sai dove sei venuto meno nell'amministrazione della giustizia di Dio. Io so dove sono venuto meno nell'amministrazione della giustizia di Dio. Ognuno di noi lo sa, ma ognuno di noi stasera viene messo alle strette dallo Spirito Santo per dire Sadrach, Mesach, Abidenego. Voi dovete amministrare in modo corretto ciò che il Signore vi dà. Non c'è un'altra possibilità. E Sadrach, Mesach e Abidenego risposero per le rime al re. Come? Dicendogli non c'è bisogno che ti rispondiamo. E quando il re si vede ignorato così, ma come? Io mi sto chiedendo di chiudere un occhio, di far finta che così questi si stanno zitti. Io posso continuare a servirmi di voi che siete stati leali e fedeli. Ma una mezza genuflessione, ma dai, un inchino così, anche veloce, forza. Invece quegli uomini non degnarono il re neanche dell'attenzione di una risposta. Non gli dissero niente. Non abbiamo che dirti di questo. E in questo non abbiamo che dirti, si nascondono tante cose. Non avevano niente che dire, perché già avevano detto tutto. Come dire, oh re, ma tu a 18 anni che ci frequenti e che ci conosci. Tu lo sai che dalla nostra bocca non esce nulla per dare gloria a qualcosa che è diverso dal nostro Dio. Cosa stai chiedendo a fare? Il diavolo cercherà di circuirti, cercherà di farti venire un nodo in gola, cercherà di chiuderti gli occhi e le orecchie perché tu non veda, non senta, cercherà di chiuderti la bocca perché tu non parli, perché sa che nel momento in cui tu finisci di amministrare le cose di Dio secondo la sua giustizia, allora lui comincerà ad avere una prerogativa, un posto nella tua vita e tornerà ad impossessarti della tua vita. Ti comincerà a far fare le cose che tu facevi e che avevi abbandonato. Ma stasera il Signore, lo Spirito Santo, ti sta riportando con sé, ti sta riportando a sé e ti sta dicendo: Anania, Mishael, Azaria, io sono in tuo favore, io sono in tuo aiuto e io ho manifestato la mia luce attraverso di te. Hai tutto, non sprecare niente, perché Dio ti ha dato tutto. E allora amministriamo la giustizia di Dio, o Re, il nostro Dio
è più potente di te. Il nostro Dio ci può salvare dalla tua fornace. Il nostro Dio è capace di farlo. Ma fosse anche che non lo facesse, noi nella tua statua, alla tua statua, non ci inginocchieremo. Questa si chiama fede. Questa si chiama corretta amministrazione delle cose di Dio. Non è perché oggi ti viene meno il terreno sotto i piedi, che tu hai libertà di poter denigrare o lamentarti. Lo abbiamo detto nel passato e stasera lo Spirito Santo ce lo sta proponendo in un'altra alternativa, in un'altra modalità non meno efficace. Amministriamo la giustizia di Dio con coscienza. Quel poco che Dio ti ha dato, o quel molto che Dio ti ha dato, usalo secondo la giustizia di Dio. E non sto parlando dei soldi, sto parlando della tua intelligenza, della tua vita, della tua famiglia, del tuo lavoro, dei tuoi soldi, della tua capacità, dei tuoi talenti, di ogni cosa che Dio ti ha dato, tu amministrali secondo la sua giustizia. Sarà allora e sarà soltanto allora che tu vedrai la gloria di Dio. Sì, vedrai la gloria di Dio. Sadrach, Mesach e Abidenego non solo non bruciarono, ma il quarto uomo fu dentro quella fornace e il quarto uomo li portò fuori e il re dovette ulteriormente abbassarsi e riconoscere che Dio è Dio. Se tu amministrerai la giustizia di Dio, allora tutti riconosceranno che Dio è Dio. Mentre chiediamo di preparare un altro canto alla gloria del Signore, volevo lasciarvi con un'altra riflessione, velocissima. Qual è uno dei motivi per cui all'interno della Chiesa e nel mondo la gente fa spallucce e non vuole ascoltare la voce di Dio? Perché? Perché ha subito l'influsso di grandi uomini, che sono grandi nella loro testa, ma non davanti a Dio, e che hanno parlato a sproposito, riempiendo la loro testa di false considerazioni. E poi, confrontandosi nella sostanza, nella concretezza, dando una cattiva testimonianza. E la risposta qual è? No, lo so come voi ragionate. Voi dite questo, ma fate quello. Voi dite così, ma fate colì. Ecco perché dobbiamo noi amministrare la giustizia di Dio in maniera corretta, che la gente possa vedere che c'è coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo, tra quello che predichiamo e quello che esercitiamo. Soltanto così Dio sarà in nostro favore, soltanto così Dio sarà in nostro aiuto, soltanto così noi risplenderemo per l'immagine e per la gloria di Gesù Cristo il Signore. Amen. Gloria a Dio. Voglio così che si canti un altro canto alla gloria del Signore mentre vi chiedo, dovunque voi siete, di tenervi per mano all'interno delle vostre famiglie. Gloria al Signore. Dove non c'è un problema, fra virgolette, di distanziamento sociale in questo momento, teniamoci per mano. E diamo gloria al Signore, diamo gloria a Dio con tutte le nostre forze e cerchiamo di dare a Dio ciò che è di Dio. Amen. Problema, tu non me ne
Il nome del Signore, vi chiedo scusa di tutti gli inconvenienti di stasera, gloria al Signore, spero e ringrazio il fratello Tony che mi ha assistito in questo, Dio vi benedica, alleluia, cerchiamo anche di spargere la voce con tutti i fratelli, magari la sorella non si è resa conto, naturalmente, ma ricordiamoci che dalle 9:30 in poi, diciamo fino alle 10:30, evitate di chiamare in qualsiasi momento, in qualsiasi... Dico, è inutile perché naturalmente siamo impegnati in tante altre situazioni. Che Dio vi benedica, vi consoli e vi protegga. Nel nome santo e prezioso di Gesù Cristo il Signore. Benedetti in eterno. Amen. Stasera da schifo la diretta, sempre bloccata così da...